Siamo qui con il mister Roberto Ferraro, al quale chiediamo un commento della partita. Buonasera. Un commento della partita. Purtroppo il risultato ci ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Però sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Insomma, giocare a Foggia contro la capolista, avendo dovuto fare altri adattamenti visto la mancanza da oggi alla fine del campionato di quello che magari in queste 11 vittorie di fila è stato uno dei migliori realizzatori, Mennuni. Insomma, non era poi così semplice. Abbiamo tenuto testa, penso, quasi in tutti i set. Il primo set siamo stati sempre avanti fino al 22, e quello ci ha fatto un po' perdere di morale, insomma, ci ha un po' demoralizzati, perché insomma stare avanti tutto il set e poi perderlo 25-23 ci ha un po' demoralizzati, e quindi il secondo set siamo partiti già un po' scarichi. C'è stata la reazione nel terzo set, quando ovviamente non avevamo niente da perdere. Anche il quarto set, nonostante siamo partiti con un 7-0 che insomma ha compromesso già il risultato, però abbiamo reagito, siamo arrivati anche a meno 2, meno 3, però purtroppo insomma non è stata una sconfitta prevedibile, insomma. Si interrompe la serie positiva di partite e si riprende con il Trigiano. Si riprende con il Trigiano e si riprende con tutto il resto delle squadre, perché noi comunque non possiamo sottovalutare nessuno e dovremo fare come abbiamo fatto all'andata, vincere tutto il resto delle partite e sperare in qualche passo falso delle ormai due squadre davanti a noi, perché insomma penso che l'ASEM con la vittoria di domani o di stasera, non ricordo se giocava stasera o domani, tornerà a stare di nuovo sopra di noi, e quindi dobbiamo sperare che anche l'ASEM faccia qualche passo falso. Grazie. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo col mister Pino Tauro, al quale chiediamo un commento della partita. Beh, è stata una partita sicuramente condizionata dal valore della posta in palio, infatti ci giocavamo il primo posto e quindi chiaramente c'era una tensione particolare in tutte e due le squadre. Penso che comunque lo spettacolo sia stato piacevole per il pubblico. Ha qualcosa da recriminare ai suoi ragazzi o magari da elogiare? No, i ragazzi hanno fatto un campionato in cui hanno perso solo due partite finora, quindi non posso che elogiarli. Probabilmente mi aspetterei da parte loro un atteggiamento consapevole di questa forza, di questa capacità che loro hanno. La prossima partita con il Terlizzi, come l'affronterà, come la preparerà? La partita col Terlizzi è una partita difficile, perché è sempre stato un campo abbastanza ostico anche come location, diciamo, e l'affronteremo come affronteremo tutte le altre partite fino alla fine del campionato, come una finale di campionato. Si aspettava che l'Iposea giocasse in questo modo? Mi aspettavo che giocasse in questo modo, perché c'ha elementi di valore e di esperienza. In più devo fare i complimenti anche al ragazzo che ha sostituito lo schiacciatore che non c'era, perché ha fatto una partita di notevole valore e spessore nonostante la giovane età. La ringrazio, arrivederci, grazie mille.